però comunque se non l'avete mai trovata ve la consiglio perché è divertente. Lui ci sta seguendo. Ciao ragazzi, bentornati nel canale. Come vedete, oggi sono venuto in questo parcheggio per provare la nuova applicazione LeetKey. Infatti è uscita la versione definitiva, l'altra volta avevamo provato la versione beta. Se il video non l'avete visto, cercatelo qui nel canale, anche perché secondo me merita, dove avevo provato la modalità Follow Me, la modalità con cui il drone segue il radiocomando. Oggi andiamo a provare la modalità Seguimi. Questa modalità consente all'applicazione di tracciare il soggetto in movimento e impartire comandi al drone di modo che lo segua passo passo. È una versione, diciamo, software di questa modalità, quindi non ci aspetteremo grandi cose. Comunque l'andiamo a provare insieme, così vediamo anche con la nuova applicazione come funziona e andiamo. Allora ragazzi, andiamo su traccia, lasciamo le impostazioni default, selezioniamo il soggetto e poi diamogli avvia. Vediamo che succede. Andiamo? È un ciccio? Dovrebbe passare. La luce sta seguendo in maniera precisa. Andiamo a correre un po'. Andiamo. Ora ti ci frego, eh? Ora vediamo che fa lui. Non è molto intelligente, no? Vediamo, mi ritrova, non mi ritrova. Quindi va fermato il tutto. Entriamo lì in quadratura. Riproviamo. Ok. Dai Mini, su. Allora, come vedete, il Mini ci segue. Se facciamo un percorso diritto non ha problemi, ma anche se ci spostiamo un po' tipo così, lui ci segue tranquillamente. Possiamo impostare l'altezza che vogliamo e niente, è una funzione molto utile. Naturalmente non è una funzione a pari di quelle più professionali dell'Air o di altri droni, però comunque se non l'avete mai provata ve la consiglio perché è divertente. Vediamo, vedete, anche se corro, adesso sto correndo, lui ci sta seguendo. Bellina questa funzione, eh? Non male. Vediamo adesso se
se io gli dico di salire, cosa fa? Quindi è possibile anche modificare durante la modalità traccia l'altezza. Adesso la batteria è scarica, vediamo se mi segue. Vedi, l'importante è non passargli sotto sostanzialmente. Se gli passiamo di lato, lui continua a seguirci. Vedete? Adesso la batteria è scarica, ragazzi. E allora è tornare a casa. Come avete visto, l'applicazione funziona direi bene. Non ci aspettiamo naturalmente grandi cose, anche perché viene fatto tutto via software e molto probabilmente dipenderà anche dalla qualità dello smartphone che utilizzate. Io ho utilizzato un Samsung Galaxy Note 10 Lite, che è uno Samsung di ultima generazione, di fascia media, quindi diciamo le prestazioni non sono niente male. Naturalmente con telefoni un po' più economici probabilmente il drone faticherà un po' di più a seguirvi. Se questa applicazione l'avete già utilizzata, fatemi sapere cosa ne pensate. Io comunque vi lascio qui sotto il link in descrizione se la volete provare. Naturalmente non prendo nessuna provvigione. Secondo me è divertente come applicazione. Se avete un Mini 1, ragazzi, vi potete divertire, anche perché queste funzioni non sono possibili con il Mini 2, proprio perché ancora l'SDK non è stato rilasciato a parte DJI. E quindi ragazzi, per questo video è tutto. Fatemi sapere se questa prova vi è piaciuta, vi è sembrata interessante. Vi saluto, ci vediamo a nuovi video, alla prossima, ciao.